Possiamo quindi procedere al prossimo punto all'ordine dei lavori di oggi. Per favore, ordine. E il terzo punto è la proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a firma del consigliere Corsetti, approvazione del nuovo regolamento per l'assegnazione di postazioni a favore di pittori, ritrattisti e caricaturisti, protocollo numero RC30351 del 2016. Intervento di nuovo lei, consigliera Tripputi, ha facoltà di parola. Grazie Presidente. Questa proposta di deliberazione arriva per la discussione ed espressione parere in commissione, dove la maggior parte dei commissari sono concordi su alcuni punti poco chiari e dettagliati, o addirittura sulla carenza di criteri e metodi da applicare per un'equa valutazione. I punti, è per questo motivo che è stato espresso parere contrario. I punti critici che presenta questa proposta riguardano: 1. Le percentuali di assegnazione delle postazioni divise tra pittori, ritrattisti e caricaturisti, oltre al numero delle stesse. 2. Non viene considerato l'ISEE. Quindi, se l'artista pratica già altri lavori, quale criterio di valutazione si deve applicare? 3. Valutazione dei punteggi non adeguata alle capacità degli artisti rispetto ai titoli. Quello che deve essere valorizzata è la prova d'autore. A volte i talenti si celano proprio in questi artisti di strada. Ne cito uno che mi è rimasto impresso, per esempio Modigliani. Modigliani ha cominciato a studiare dopo che era stata riconosciuta la sua attività e il suo talento. Altro punto critico è l'iscrizione degli artisti in singoli albi per ogni municipio. Invece è molto più semplice istituirne un unico, semplificando e rendendo più snello il funzionamento dell'ente. Quindi questi sono i punti che noi abbiamo individuato e sinceramente io agli artisti di strada darei molto molto più valore, perché, ripeto, tante volte si richiede ad artisti magari dei titoli e non si fa caso magari che è un talento pur non avendoli. E quindi ribadiamo sempre su questi punti qui. Grazie. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, passiamo quindi alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto? Veloce, velocissima. Passiamo quindi alla votazione. Favorevoli? Allora, favorevoli sono? Sì. Favorevoli quindi sono tre. Fatto? Un attimo, diamo tempo all'ufficio consiglio di registrare. Favorevoli? Abbiamo detto, no scusate, stanno scrivendo. Contrari? Contrari? Astenuti. Bene,
Viene quindi respinta, ci sarà espressione sfavorevole con 13 contrari, con 2 astenuti e 3 astenuti, scusate, 4 a favore. 3 a favore, è uscito anche Gugliotta. Sono 3 a favore. Gugliotta non c'è, quindi 3 a favore, 3 a favore, 3 astenuti e 13 contrari. Bene, procediamo all'ultimo punto. Anzi, vediamo. Al quarto punto all'ordine del giorno, all'ultima proposta di deliberazione, per l'espressione parere sulla proposta di deliberazione di iniziativa consigliare a firma del consigliere Corsetti, integrazione e modifica della deliberazione del Consiglio Comunale numero 36 del 6 febbraio 2006 avente ad oggetto disciplina di tutela e riqualificazione delle attività commerciali e artigianali nel perimetro della città storica, così come modificata dalla deliberazione del Consiglio Comunale numero 86 del 7-8 ottobre 2009, protocollo numero RC30346 del 2016. Intervento di consigliera Tripputi. Grazie Presidente. Allora, questa proposta di deliberazione è arrivata in commissione per discussione e espressione parere e da subito si sono evidenziati alcuni punti critici. Ovviamente proprio per questo poi abbiamo votato con parere contrario. Il primo punto è inserimento dell'attività di farmacia nell'elenco delle attività tutelate, che deve essere considerato alla luce del diverso regime autorizzatorio stabilito dalla normativa di settore, che già prevede per le stesse specifiche norme di tutela. Le autorizzazioni infatti vengono rilasciate da enti sanitari. Numero 2, nella parte relativa ai circoli culturali, attività di somministrazione tramite distributori automatici esercitati in locali a ciò esclusivamente adibiti, è già prevista dalla deliberazione Consiglio Comunale 35/2010. Punto 3, il riferimento alle attività storiche. Questo deve essere specificato con l'indicazione della relativa disciplina deliberazione Consiglio Comunale 130/2005, botteghe storiche, o del Consiglio Comunale numero 10 del 2010, negozi storici di eccellenza. Al punto 4, la disposizione per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, il limite massimo di superficie di metri quadrati 50, già prevista dalla legge regionale numero 21/2006, è regolamentata dalla delibera 35/2010, in quanto i suddetti esercizi sono oggetto di specifica disciplina normativa. Per questi motivi la maggioranza della Commissione, come appunto avevo detto prima, si è espressa con parere contrario. Insomma, quello che si evince è che c'è stata poca attenzione ad approfondire sui tessuti storici, salvando invece, da quello che abbiamo potuto notare, salvando mini market, negozi di souvenir eccetera, guardando più l'aspetto commerciale e meno, e quindi non valorizzare quello dell'artigianato e quindi incentivarlo. In questi ultimi anni la nostra amata città si è vista man mano derubata della sua caratteristica storica e culturale. E tanto da essere apprezzato appunto non solo dai romani stessi, ma anche da coloro che vengono come turisti nella nostra città e notano appunto questo cambiamento, questo mutamento che sta subendo Roma. E oggi difficilmente troviamo botteghe artigianali che una volta, attraverso i prodotti confezionati a mano, raccontavano la storia antica e le tradizioni tramandate della nostra città. Noi dobbiamo rilanciare l'artigianato. Noi come movimento, anche nel nostro programma, abbiamo sempre enunciato appunto questa volontà di valorizzare e quindi rilanciare l'artigianato in Roma. Questo sarà il futuro delle nuove generazioni e noi abbiamo l'obbligo morale di tutelarle. Le botteghe artigianali sono la nostra memoria storica
della tradizione. Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono altri interventi. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto. Consigliera Cerquoni. La Fratelli d'Italia voterà favorevolmente. Abbiamo letto la proposta, è vero che in alcuni punti può essere un po' carente, ma crediamo, e su questo siamo d'accordo con il Movimento 5 Stelle, che serva una tutela ed un rilancio dell'artigianato, delle botteghe, serva una norma che sostenga queste attività e che permetta a determinati quartieri di non morire anche da un punto di vista commerciale. Per questo motivo ci sentiamo di votarla favorevolmente e ovviamente anche con una proposta di iniziare magari un lavoro nella commissione preposta. Grazie. Consigliera Biondo e poi il consigliere Toti. Sì, grazie Presidente, per i motivi che avevamo già annunciato anche in commissione, proprio perché il tema delle botteghe storiche, dell'artigianato artistico e di un valore storico che la città di Roma, in particolar modo il centro storico, non possono permettersi di perdere e di abbandonare, il Partito Democratico voterà favorevolmente. Grazie. Consigliere Toti. Pure Roma Popolare voterà favorevolmente, anche noi, l'ho detto anche nel dibattito in commissione, siamo per la centralità, ecco, dei botteghe oscure, delle botteghe storiche su Roma, dell'artigianato, e niente, voteremo a favore. Dichiarazione di voto, consigliere Guido. Grazie Presidente, io mi riallaccio subito a quanto detto dalla Presidente di Commissione Commercio, la consigliera Tripputi, perché ha espresso perfettamente anche il punto di vista che io mi sento di condividere a nome del gruppo in questa dichiarazione di voto. L'atto presenta delle profonde lacune, quindi è vero che vogliamo tutelare, è vero tutto, però le cose devono essere fatte bene e quest'atto è fatto male. Quindi noi votiamo contrario. Grazie. Dunque, tutte le dichiarazioni di voto sono state fatte. E passiamo quindi alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Tredici contrari e otto favorevoli, quindi espressione di parere è contraria. Passiamo ora all'ultimo punto all'ordine dei lavori di oggi, che è la proposta di risoluzione d'iniziativa dei consiglieri Giannone, Candigliota, Alabiso, Giuliano, La Zazzera, Tosatti, Toti e Tripputi, avente ad oggetto l'iniziativa per adeguare la biblioteca Casa dei Bimbi alla maggiore richiesta di accoglienza. Primo intervento, consigliere Giannone. Sì, grazie Presidente. Con molto piacere che oggi presento questa risoluzione, perché è una risoluzione che ha come finalità quella di valorizzare, promuovere, evidenziare quelle che sono le eccellenze nel nostro territorio, in particolare eccellenze di rilevanza pubblica, perché stiamo parlando di una biblioteca, la Casa dei Bimbi, che fa parte dell'istituzione Biblioteche di Roma. La Casa dei Bimbi, il centro culturale Casa dei Bimbi, si trova in via Libero Leonardi, e è lì da un decennio, se non di più, e ospita quindi una biblioteca che è molto particolare nel suo genere. Noi nel nostro territorio siamo fortunati, ne abbiamo altre due, ma questa
oltre a questa, ma questa ha una peculiarità molto particolare. È una biblioteca appunto dedicata ai bambini. Ai bambini e rilevo quanto sia importante questo fatto e quindi quanto sia importante avere la possibilità per dei bambini di un luogo di aggregazione attorno alla lettura, attorno quindi ad un diciamo, avere la possibilità di poter leggere ma soprattutto ascoltare, perché all'interno di questa struttura vi è un progetto, lo abbiamo appreso, si chiama Attenzione al mondo dei bambini, l'isola delle fiabe. Questo progetto è risultato vincitore del premio Ernesto Nathan nel 2001 ed è un progetto che all'interno quindi di questa biblioteca fa sì che i bambini possano ascoltare la lettura di libri, possano quindi diciamo essere educati alla lettura fin da piccoli. Non è solo un'educazione alla lettura, è un'educazione anche alle emozioni, al rapportarsi con gli altri, allo stare insieme, è anche un punto di riferimento in un territorio che non è periferia sicuramente, ma comunque è un po' marginale rispetto a quelle che sono le infrastrutture che si trovano invece più al centro. Quindi, come dicevo, è con molto piacere che presentiamo questa risoluzione che ha avuto un iter diciamo articolato, perché abbiamo iniziato con un'audizione a fine settembre della persona, dell'ideatrice del progetto, che è la signora Giovanna Scatena, che lavora dipendente delle biblioteche di Roma, che presentò nel lontano 2000 questo progetto e che risultò vincitrice per come questo progetto è strutturato. Di fatto questo è ormai diventato un format, tant'è che è replicato anche in alcune scuole del nostro municipio, un certo numero, e rappresenta un passo importante, perché se alla biblioteca i genitori possono o meno portare i bambini, in una scuola i bambini ci vivono, quindi il fatto che siano, diciamo, che vi sia all'interno delle scuole uno spazio di questo genere, abbiamo capito durante l'audizione che è una cosa molto importante. Poi abbiamo proseguito il nostro lavoro con i commissari facendo una commissione esterna presso la casa dei bimbi, quindi in loco, per capire e renderci conto diciamo questa struttura come fosse composta, e abbiamo potuto rilevare diciamo l'esiguità degli spazi. La responsabile ci diceva che questo è un luogo molto frequentato sia di mattina sia di pomeriggio, ci sono tantissimi bambini e la richiesta ormai è diventata praticamente non più diciamo oltre le possibilità della struttura, quindi insostenibile, e pur essendo chiaramente una richiesta molto, molto viva. Per cui anche per il personale ci dicevano che è abbastanza scarso per quello che sono le attività che in esse vi prendono atto, perché oltre alla lettura di fiabe ci sono attività legate a, per esempio alle gestanti, quindi si fanno corsi per le gestanti, si fanno attività di socializzazione per il quartiere stesso, quindi diciamo che in un certo senso è diventato questo luogo un punto di riferimento per l'intero quartiere, sia per bambini sia per adulti. Come dipendenti ci dicevano che c'è la signora Scatena che lavora all'interno come dipendente, ci sono tre persone dipendenti della Zetema in part time però, e dal 2009 è stata diciamo presa con una collaboratrice, una persona diversamente abile che intrattiene i bambini con danze. Con la danza, quindi diciamo che il personale comunque sia è veramente
diciamo, al minimo necessario. Per cui con questa risoluzione noi vorremmo enfatizzare il valore presente attualmente sul territorio di un'istituzione pubblica, ripeto, chiedendo che la nostra Presidente e gli assessori competenti si attivino presso la Sindaca e presso gli assessori capitolini affinché vengano individuati degli spazi ulteriori dove poter, diciamo quindi più ampi, dove poter trasferire eventualmente le attività e dare la possibilità a un maggior numero di bambini, di piccoli utenti, di beneficiare di questa iniziativa. Chiaramente chiediamo che vi sia assegnato anche del personale aggiuntivo perché il progetto possa funzionare e che chiaramente vengano assegnate le risorse economiche necessarie affinché questo ulteriore spazio possa essere da subito utilizzato dall'istituzione. E per questo motivo inoltre vorremmo anche che si desse, che questa amministrazione desse maggior pubblicità a questa iniziativa, eventualmente sia sul sito web ma con tante forme che possono anche essere maggior promozione all'interno delle restanti scuole del nostro municipio. A tale proposito volevo anche ricordarvi che abbiamo segnalato questa iniziativa anche alla Commissione Cultura del Campidoglio che ha iniziato anch'essa un'audizione e un percorso per valorizzare questa nostra iniziativa, cioè l'iniziativa che è esistente appunto in questo territorio. Grazie. Consigliera Cerquoni. Fratelli d'Italia, scusate un attimo. Fratelli d'Italia ha collaborato ed ha preso parte anche con alcuni spunti, soprattutto quando abbiamo fatto il sopralluogo all'interno della casa dei bimbi e nell'area circostante, perché effettivamente è inserita in un contesto dove non solo ci sono ampi spazi, ma abbiamo trovato accanto una pista di skateboard, che è un luogo di ritrovo per i ragazzi, delle anche situazioni particolari che non dobbiamo ancora capire bene, insomma casali, a chi sono affittati, insomma che situazioni ci sono sopra. Quindi avendo partecipato ed avendo espresso le proprie idee in sede di commissione, io sono sincera, sono molto d'accordo con quello che ha detto il Presidente della Commissione. È vero che lo spazio è piccolo, mancano collaboratori, serve un coinvolgimento del territorio che risulta essenziale. Tra l'altro, se capiterà anche a chi ci ascolta tramite lo streaming di fare un salto, si accorgerà che c'è un bellissimo parco proprio adiacente alla Casa dei Bimbi, tenuto anche molto bene, in cui i cittadini si adoperano per la manutenzione. Ed è soprattutto necessario che il municipio diventi un interlocutore principale. L'unica perplessità che mi sorge, forse non mi ero spiegata bene anche quella mattina in commissione, è il fatto che mi aspettavo che ci fosse un riferimento a biblioteche, cioè i dipendenti e la situazione viene gestita da Biblioteche di Roma, quindi pur volendo come facciamo noi a destinare delle risorse umane ad un progetto o ad una situazione che è di biblioteche, quindi di un ente del Comune di Roma che non è però il Comune di Roma? È come se io oggi dicessi che AMA non ha sufficiente personale e quindi oggi una segretaria la sposta a fare il lavoro ad AMA. Cioè la situazione è un po' più complessa, nel senso che sono percorsi diversi. Allora io lo trovo corretto, ma vi invito a riflettere nel
né risolve, in realtà doveva essere ad attivarsi presso la sindaca e gli assessori, che a loro volta si devono interloquire con le istituzioni di biblioteche di Roma, a procedere in un percorso condiviso alle azioni che abbiamo indicato molto bene. Io penso che questo sia, non so se vogliamo fare un attimo una sospensione, perché così facendo in realtà noi, non so, poi sentiamo un attimo anche un parere un po' più tecnico, nel senso che non credo che noi siamo in grado di destinare risorse, soprattutto umane, perché le risorse a Zetema e in Biblioteca di Roma vengono assunte tramite tramite concorsi pubblici. Era un momento di... ero rimasta un attimo allibita, e quindi io mi aspettavo che ci fosse questa interlocuzione con Biblioteche di Roma. Detto ciò, nel complesso e nella sostanza è un atto che va bene, a cui abbiamo anche collaborato, si ricorderanno i rappresentanti della maggioranza che sono stati anche dati spunti da parte di Fratelli d'Italia. Quindi c'è questo piccolo punto che però potrebbe essere il punto fondamentale nel momento in cui noi non vogliamo lasciare questo come carta, ma vogliamo renderlo applicabile. Grazie. Allora, volevo capire se ci sono, se c'è bisogno di un'interruzione, e lo vorrei capire con alzata di mano. Se chi ritiene, valutiamo a maggioranza se c'è bisogno di un'interruzione o meno. Chi è favorevole a un'interruzione? Chi è contrario a un'interruzione? Si procede. Ci sono interventi? Possiamo avere una valutazione tecnica su questo? Cioè, se è possibile. Ci sono interventi? Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente. Colleghi consiglieri, vabbè, mi dispiace non aver avuto un attimo per approfondire alcune cose che... Scusate, no. Veramente, ho dimenticato il consigliere Giuliano, una cosa imperdonabile, aveva chiesto già da prima, mi dispiace consigliere Vitrotti, a lei la prossima, chiedo venia. Grazie Presidente, vabbè, ma non perché giustamente io sono comunque, ecco, presidente della commissione, ho firmato quest'atto. E l'ho firmato con la positività che mi contraddistingue, nel senso che la Casa dei Bimbi si conosce da diversi anni, è una realtà, è un progetto che esiste da diverso tempo, che viene portato con molta difficoltà avanti dalle biblioteche di Roma. C'è stato un momento in cui è stato anche messo in evidenza, devo dire che anche quando c'era la consigliatura Medici c'era un'attenzione su questo, è stata anche attenzionato nella consigliatura successiva, dove la Biblioteca di Roma ha anche organizzato degli eventi per pubblicizzare questo progetto, però poi diciamo che è rimasto un po' così lasciato indietro, dovuto anche alla difficoltà di reperire altri spazi, alla difficoltà di aumentare, perché io andai qualche anno fa e ci chiedeva sempre la stessa persona, appunto, che regge in piedi il progetto, di poter aumentare anche la cubatura lì per poter ospitare anche altre richieste. E però a quanto sembra la situazione è rimasta, insomma, al palo. Quindi è una realtà che è conosciuta da tutta Roma, quindi non è che lo diciamo noi, ed è anche un vanto per quanto riguarda le biblioteche di Roma. Ora, se noi dobbiamo essere i catalizzatori, perché così io l'ho vista, dobbiamo essere i catalizzatori
di un percorso, quindi di aiuto, di avvicinamento, di sostegno a questa realtà, io ho firmato, sono insieme a voi, cioè chi è d'accordo, sono in linea. Perché? Perché al di là dei percorsi amministrativi, io penso che è normale che la responsabilità è di Biblioteche di Roma, ma noi si chiede con questo atto, si chiede innanzitutto di mettere in evidenza quello che esiste e quindi di preservarlo. Si chiede di poter moltiplicare questo progetto e questa realtà anche in altre parti. Si chiede di poter andare nelle scuole e creare un angolo, no? Uno spazio per poter dare, per portare questa fotografia, diciamo, no? All'interno anche di strutture scolastiche. Si chiede appunto di avere più personale, si chiede di avere qualche mezzo in più e ovviamente, quello che non guasta, qualche economicità in più. Ora è ovvio che questa amministrazione lo deve chiedere al Comune di Roma, quindi la nostra Presidente si deve far carico e andare al Sindaco, all'assessore competente per dire guarda che esiste questa realtà, si può fare in tutti i municipi, volendo, ma questo deve essere che comunque il Sindaco che va a biblioteca e scrive e dice mi raccomando cerchiamo di avere, dargli personale, dargli qualche soldo in più, dargli qualche struttura in più e deve trovare il Comune di Roma la possibilità di spazi pubblici dove poter comunque ripetere questo. Ora, non capisco quindi le titubanze e i dubbi, certo che è sempre meglio specificare, io l'ho capita così, se non è così, quindi ditelo perché io cambio se no opinione, se questo è, io sono d'accordo perché comunque il percorso che abbiamo fatto in commissione mi sembrava quello, quindi di non scavalcare nessuna istituzione, ma il Comune di Roma può, mi sembra, può dire a biblioteche di poter, visto che diciamo del Comune di Roma, di dare indirizzi precisi di comportamento, di, come si dice, di impostazione, di organizzazione, eccetera, in questo senso. E finisco dicendo appunto che questo municipio ha sempre tenuto in considerazione, e l'ho detto pure prima anche quando c'era appunto Medici, non mi sembra che la Fantino ne abbia mai fatto menzione nei suoi 3 anni, però devo dire che Medici aveva un'attenzione in questo, e sta in periferia, il quadro lo conoscete tutti, avete fatto il sopralluogo, e però poi come uno fa un'attenzione in sopralluogo ha fatto anche un lavoro diciamo di amministrativo, e quindi questo è il risultato di poter dare un contributo, penso noi siamo in grado di poter dare un contributo a questa realtà. Grazie. Consigliera Vitrotti. Sì, grazie Presidente. Allora, diciamo che quello che narrava prima il consigliere Giuliano dava una parziale ricostruzione della struttura in oggetto, che forse lui se lo ricorderà perché diciamo stava dentro e ho avuto anche la possibilità di parlarne con la responsabile quando è stata audita in commissione di quel progetto molto sostanzioso che ci fu negli anni 90, le 100 piazze in cui il Comune di Roma si era appunto speso a favore di luoghi, spazi pubblici all'interno della città e aveva lasciato ai municipi la possibilità di partecipazione e di accordi diretti con il quartiere per poterne riqualificare in gran parte. E furono progetti che nel nostro municipio ce ne furono diversi, uno tra questi fu proprio quello che riguardò l'area in cui rientrava la Casa dei Bimbi e lo skate park davanti, tra l'altro unico a Roma, quindi diciamo è anche un lustro per il nostro territorio. Detto questo, in realtà però la proposta di risoluzione fa delle richieste precise e c'è da dire che la partecipazione ma anche
diciamo, la modalità con cui l'interlocutrice che è avvenuta in commissione ci ha raccontato anche la passione con la quale porta avanti questo progetto, devo dire che ha colpito tutti i commissari. Io non partecipo poi, non sono commissaria di quella commissione, quindi non ho fatto il sopralluogo esterno, però insomma sappiamo, anche perché ci sono delle conoscenze anche extra municipio, che quello è uno dei posti più frequentati da molti genitori, ed è vero, le richieste sono effettivamente molte. Però, e su questo c'era qualcuno che ne faceva prima riferimento, forse proprio perché la Commissione ha guardato con tanta attenzione a questo progetto, forse bisognava mettere al tavolo Biblioteche di Roma e forse anche un po' i sindacati per capire se la richiesta eventualmente di personale da demandare in quella struttura può essere adeguata o meno. Perché? Perché è ovvio che ci si muove attraverso delle priorità, cioè la Commissione, e quindi immagino la maggioranza del municipio, ha deciso che quello è un progetto sul quale vale la pena spendersi, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista della richiesta di riforme aggiuntive. Però diciamo, io non vorrei, e questa è la perplessità che avrei voluto trattare magari con i presidenti della Commissione e con i commissari nel caso ci fosse stato dato, diciamo, 5 minuti di discussione, non vorrei che noi facessimo delle vie preferenziali invece, dicendo sì ad alcuni progetti e magari non attenzionandoli tutti, perché se vi capita magari un giorno di andare al primo piano dai servizi sociali, vi renderete conto di quanti progetti sono stati purtroppo messi invece nel cassetto perché non avevano né personale né risorse adeguate. E questo purtroppo nel corso del tempo è avvenuto, si è dovuto per questioni di ristrettezze economiche diciamo cercare di lasciare perdere alcune cose, purtroppo invece cercare sempre di salvare quelli che erano i servizi essenziali, quindi non potendo fare a meno di coprire le richieste primarie. Però alcuni progetti anche con finalità sociali rivolte a famiglie, a minori, sono venuti meno. Però io dico, allora, qual è la linea che seguiamo per dare priorità rispetto ad un progetto? E non vorrei che così creiamo anche diciamo un precedente, perché se poi la stessa enfasi la mettiamo su tutti i progetti, allora va bene, vuol dire che insomma siamo qui a discuterne uno per uno e va bene. Però io penso che si debba fare un intervento, soprattutto perché quella è una realtà da salvaguardare, va sostenuta e va aiutata. Però diciamo, capisco anche che forse siamo in un vicolo un po' troppo stretto, cioè non vorrei che stiamo addirittura sovraesponendo qualche cosa, e soprattutto senza gli interlocutori adeguati. Inoltre io su questo non lo so, perché cercavo una chiarezza prima che non c'è stata negata, però viene anche riportato il nome di una dipendente, un'impiegata, si può fare, io non lo so, però insomma vorrei evitare che questo consiglio si esprimesse magari su una sovraesposizione anche di una impiegata che magari avrà dato il suo consenso, anche perché è stata audita in commissione e ne abbiamo apprezzato tutti, diciamo, la passione con la quale appunto lavora e dedica a questo progetto. Però ci sono forse delle cose che si potrebbero diciamo, fare meglio, ed evitare invece magari di inciampare in diciamo percorsi che non sono troppo chiari e trasparenti come tutti noi vorremmo. Le risposte purtroppo me le prendo diciamo in quest'aula e mi dispiace, non voglio, però diciamo c'erano delle questioni che mi sembrava giusto riportare all'attenzione di tutti, e poi insomma ci rimettiamo alla discussione dell'aula per capire cosa fare. Grazie. Sì, consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Beh, il mio intervento è per fare un po' di chiarezza in quello che è stato detto fino ad ora. Allora, innanzitutto, in occasione della commissione esterna che si è tenuta presso la sede della Casa dei Bimbi di Via Libero Leonardi, era presente il responsabile delle biblioteche di Roma. Quindi diciamo Biblioteche di Roma era naturalmente coinvolto in questo aspetto. Per quanto riguarda quello che è stato detto prima relativamente anche al, diciamo, al discorso relativo al personale, allora io vorrei ricordare che il funzionamento e la gestione
del sistema delle biblioteche centri culturali, biblioteche di Roma, viene regolato appunto, scusate il gioco di parole, dalle deliberazioni del Consiglio Comunale numero 2396 e 41-2001. All'interno di questo, di queste deliberazioni, al titolo terzo, che reca personale e organizzazioni del lavoro, perdonatemi, articolo 11, reclutamento, cito testualmente: il reclutamento del personale, sentito il parere obbligatorio e vincolante del Consiglio d'amministrazione, avviene a mediante concorso pubblico indetto dal Comune e successiva assegnazione all'istituzione, oppure tramite assegnazione da parte del Comune di personale proveniente dai propri ruoli, previa qualificazione e addestramento ove necessario. Quindi diciamo che il Comune è parte attiva nell'approvvigionamento del personale per questo tipo di struttura. Dopodiché faccio una considerazione personale, ma brevissima, su per quel che riguarda, diciamo, proprio la situazione della casa dei bimbi. Allora, intanto questa struttura sta all'interno di un contesto densamente popolato, ed è una realtà aggregativa soprattutto per i bambini, ma un po' per tutto il quartiere. Quindi diciamo che andare a sviluppare un progetto del genere che nasce lì ed è stato replicato da altre parti, è secondo me fondamentale dare il nostro sostegno in questo senso, non perché si tratta della casa dei bimbi, non perché si è parlato della signora Scatena, ma per il progetto in se stesso. È un cambiamento secondo me fondamentale e deve essere replicato in tutto il territorio, perché avvicina il quartiere ad una situazione che è spettacolare. Cioè, io vi invito caldamente ad andare a visitare questo luogo per rendervi davvero conto di che cosa può essere, dell'integrazione che c'è anche di questo luogo, come dicevo, di tutte le realtà. Ad esempio nella zona ci sono diverse scuole di diverso livello, c'è un centro anziani, c'è lo skate park, quindi dei ragazzi, per esempio sono stati fatti dei progetti con i ragazzi dello skate park, con i ragazzi dello skate park e della scuola. Cioè, c'è la volontà in quel quartiere di mettere insieme tutte le realtà e quindi di fare veramente, veramente quartiere. E secondo me un progetto del genere ha bisogno di tutto il sostegno necessario, a prescindere da dove si trovi. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Toti? Io sono tra i firmatari, perciò sono assolutamente favorevole, anzi io dico entusiasta, di questo progetto. Quando sono andato in commissione a visionare sia il luogo sia le caratteristiche del posto, sono rimasto veramente colpito. C'è un bel parco, ma soprattutto la persona, la signora Anna Scatena, una persona veramente scatenata, ultramotivata, coinvolgente, veramente, io sono rimasto turbato. Dice, su per giù c'è la stessa età mia. No, a parte scherzi. Cioè, veramente una cosa, e io ho detto anche, sviluppiamolo subito, cerchiamo di svilupparlo, il progetto su tutto, se è possibile, anche nel territorio municipale. Parlando con lei poi rispetto al lavoro svolto, ci ha detto anche della partecipazione di tutta la città. Ci sono iscritti non soltanto del settimo municipio, ma iscritti che vengono, diceva, dalla Cassia, da zone lontanissime. Una biblioteca appunto dedicata ai bambini, frequentata tutto il giorno, anche con, ecco, una presenza attiva, anche questo, voglio dire, ci deve far riflettere. Questo progetto Isola delle Fiabe, che è un progetto per educare, come hanno detto consiglieri che mi hanno preceduto, alla lettura e soprattutto alle emozioni,
e si svolge, ecco, in un territorio che ha difficoltà perché ha servizi insufficienti, è un territorio ancora in sofferenza, perciò ecco, diciamo che il mettere questo, l'espandere questo servizio, trovandogli anche una sede magari il più vicino possibile, trovare delle risorse umane, sviluppare questo progetto è importante, ecco, voglio dire, per il territorio che ha, ecco, lì vicino anche altri servizi importanti. C'è il CSA che io penso è tra i più belli senz'altro del nostro municipio, ma tra i più belli di Roma, e voglio dire, ci stanno dei spazi vicini dove possiamo, c'è quel casolare che abbiamo visto e che può essere anch'esso trasformato in qualche cosa di importante per i cittadini di quel luogo. Però ecco, voglio dire che è importante che questo progetto lo portiamo in altre scuole del nostro municipio, e un progetto importante che merita, ecco, l'attenzione anche della città di Roma. Altri interventi? Consigliere Giannone, come a chiusura, se non ci sono altri interventi? No. Bene. Allora a chiusura, a lei vuole fare un intervento, consigliere Guido, sì. Acceso? Sì. Grazie Presidente. Cittadini e colleghi, allora io penso che innanzitutto vorrei ricordare l'iter di questa risoluzione, che si prefigura in tre tappe. La prima è stata l'audizione della dipendente, di cui già abbiamo detto, delle biblioteche di Roma, qui in municipio, che ha portato con sé anche delle insegnanti di alcune scuole municipali su cui insiste il progetto, che oggi è oggetto di discussione e su cui vorremmo porre maggiore attenzione anche su base comunale. Successivamente c'è stata una commissione all'interno della Casa dei Bimbi su via Libero Leonardi, Cinecittà Est, in cui è stata portata la bozza di questa risoluzione. Poi la commissione ha ben lavorato, nel senso che tutti i commissari hanno apportato il loro parere, che è stato incluso. Quindi in realtà tutta questa discussione, anche secondo me, è un po' superflua, perché tutto quello che ci dovevamo dire ce lo siamo detti, c'è già in commissione, ed è anche stato già espresso all'interno del testo della risoluzione. E poi c'è stata la votazione della risoluzione qui sempre in commissione, che naturalmente ha avuto parere favorevole. Poi, per rispondere a qualche intervento precedente, io penso che per parlare in consiglio si debba anche un attimo studiare, cioè ci vuole serietà. Questo vuol dire, cioè sentivo prima interventi sul personale, questa è una risoluzione che chiede maggiore personale, che visto che la mancanza l'abbiamo riscontrata ampiamente sia nell'audizione sia nel sopralluogo, al sindaco e all'assessore, perché Biblioteche di Roma, cioè scusate un attimo, è Comune di Roma, cioè è un organismo strumentale di Roma Capitale. Se c'è un concorso pubblico per andare a lavorare dentro le biblioteche di Roma, si fa un concorso a Roma, cioè presso il Comune di Roma Capitale, cioè non si fa come in AMA, io faccio un concorso dentro AMA, è un altro mondo, si chiama organismo strumentale. Allora tu che sei giurista puoi andare a vedere bene cosa significa. Poi detto questo, È ovvio che il sindaco e l'assessore, cioè Conatti e con la pressione politica, sia in grado di spostare dei dipendenti pubblici. E vi dico anche un'altra cosa, che ultimamente è stato sbloccato il concorso pubblico del 2010, mi pare, che i primi in graduatoria stanno per essere assunti dal Comune. Con questo concorso comunale qualcuno può entrare all'interno del sistema delle biblioteche di Roma. Questo è esattamente ciò che può accadere. E ovviamente non è detto, nel senso che
Come sapete, ogni concorso ha dei profili specifici. Ora non so bene se in questo concorso ci sono profili specifici per le biblioteche, sicuramente quella è la modalità c'è di accesso, fermo restando che si può spostare il personale, fermo restando che attualmente, e a parte la dipendente di cui abbiamo detto che è l'unica delle biblioteche di Roma, le altre, come ha detto il presidente di commissione Giannone, sono di Zetema. E, considerando la peculiarità della casa dei bimbi, lo spazio che è molto ristretto, attorno ci sta un parco che è dipartimentale, su cui non si può costruire, di fronte dall'altra parte di via Libero Leonardi ci sta lo skate park, che ha anche i suoi problemi, ad esempio, perché per esempio il dipartimento non l'ha categorizzato, questo vuol dire che lo skate park non esiste e quindi non è manutenuto. Quindi questo è un atto su cui si dovrà esprimere successivamente questo consiglio. C'è di fronte c'è anche un casale che sappiamo essere di proprietà del Comune di Roma e sarebbe perfetto per accogliere le nuove attività della Casa dei Bimbi. Problema che è molto complicato, questo si risolverà probabilmente su base comunale e anche per questo scopo, come ha anticipato il Presidente Giannone, la Casa dei Bimbi ha ottenuto una audizione anche in Commissione Capitolina. Sul progetto, e concludo, prima qui sentivo che ci sono anche altri progetti validi, perché si deve spingere questo, perché non si deve spingere questo. Cioè, questo non è un progetto nuovo di un privato che viene proposto alla pubblica amministrazione per essere applicato. Questo è un progetto delle biblioteche di Roma che sta funzionando da anni all'interno, nello specifico, della Casa dei Bimbi, in cui persiste, come già ribadito più volte, una gestione da parte delle stesse biblioteche, che, visto il successo ottenuto in questi numerosi anni con statistiche alla mano, allora si vorrebbe proporlo per le altre biblioteche del Comune di Roma, cioè facenti parte dello stesso circuito, e anche nelle scuole, perché questo è un progetto pubblico che gira da anni e abbiamo constatato come può funzionare. Quindi semplicemente noi vorremmo espandere una buona pratica pubblica per altre entità pubbliche. Quindi davvero non trovo c'è nulla di ostativo in questo senso. Sulla grandezza dei locali, cioè sono piccoli, perché l'abbiamo visti, non ci entrano, cioè all'interno stanno con le tende, cioè hanno diviso gli spazi interni per ricavarsi delle aule, delle stanze, per far fare le attività ai bambini con le tende. Questa cosa non può essere, anche perché c'è questa biblioteca e ha migliaia di aderenti. Soprattutto bambini, questo vuol dire che non essendoci un'altra struttura similare o con questo successo sul territorio comunale, è bene che le buone pratiche sempre si espandano. Quindi io spero e confido in questo. Grazie Presidente. Aveva chiesto anche la parola il consigliere Giannone, ancora intenzione di parlare? Ah, ok, giusto, in chiusura di... Sì, grazie consigliere Ciancio. Grazie Presidente, scusate se ho messo il soprabito, ma si sente veramente freddo in questa sala e vorrei che per il futuro magari potessimo avere una situazione più confortevole, perché si alza e si abbassa la temperatura in modo... Quindi ci abbiamo l'aria condizionata, lo capisco, però non è un clima favorevole. E né tantomeno voglio dire il clima del capogruppo del Movimento 5 Stelle quando dice... Mi auguro che non debba ripetersi più la parola superfluo, quello che dice l'opposizione è superfluo. Ognuno dà il proprio contributo nell'aula, senza dire se è superfluo oppure è giusto, perché ognuno ha una posizione puntuale e precisa. Non ci sarebbe stata quella realtà che abbiamo visto e che ha descritto anche per la prima volta, che non aveva visto il consigliere Toti, se non ci fosse stato un bando pubblico per le 100 piazze. Non ci sarebbe stato neppure il sistema Biblioteca di Roma se qualcuno non avesse discusso tanto prima per realizzarlo.
ho visto una realtà che necessita, ma non, lì non si possono razionalizzare gli spazi. Quello che ci chiede la conduttrice, che è poi una dipendente del sistema biblioteche di Roma, quindi forse ci chiede di razionalizzare gli spazi, ma soprattutto di trovare spazi nuovi. Allora, io come al solito ripeto, quando facciamo un atto, o si fa per ottenere qualcosa, come prima la storia delle rastrelliere, non porta da nessuna parte quell'atto. O al limite ne dobbiamo fare uno diverso e ci porta da qualche parte. Quell'atto non ci porta da nessuna parte. Ora io questa risoluzione, come dire, mi sono messo lì con voi, come al solito, con spirito, dice, ma dobbiamo cambiare la distribuzione perché è doppia altezza, quindi il freddo, insomma è un ambiente che ha tante cose, però poteva essere realizzato pure meglio. Quelle sono state delle opere a scomputo, ben distribuite, ben fatte, perché la struttura c'è, il giardino c'è, però ha troppe vetrate, però non si può fare nulla, perché modificare un ambiente già piccolo, se ottengono altri ambienti, l'ha detto la dottoressa Scatena, che, e quindi c'è necessità di avere ulteriori spazi. Allora, io in un atto che concretamente vuole trovare una soluzione, mi aspettavo che il sistema biblioteche venisse, fosse invitato con noi alla commissione a dire come mai, visto che può muovere del personale, magari dall'Appio stanno tre persone che lavorano in più, li portiamo nell'altro luogo. Non c'è stata, il sistema biblioteca non è stato invitato. È venuto? Beh, ne sono convinto. Io voglio dire, è arrivato in ritardo? Perfetto. Quindi nella risoluzione io non trovo però un apporto dato dal sistema biblioteca di Roma, cioè annuito, darà del personale in più, ha trovato degli spazi, cioè nella risoluzione che avete approntato non c'è, quindi non c'è la soluzione del problema. Noi aspettiamo naturalmente la soluzione e la possibilità di allargarsi, però dove? Come si può fare? Perché anche lì, vedendo la struttura che sta a fianco del manufatto abbastanza grosso che c'è, sembra che ci siano altre destinazioni all'interno, ne facciano un diverso uso. Quindi, naturalmente ritengo che lavorare magari qualche commissione in più per avere un quadro completo, io mi scuso se sono andato via prima, ma il lavoro mi richiama dopo un certo numero di ore. Chi lavora? Mi sembra che l'unica parola che lei sappia dire pensa che è questo. Io ho dei tempi. Per favore, ordine. Vede, io cerco di essere preciso, poi... No, vada avanti, la prego. Dicendo che non è che... Cioè, la risoluzione che stiamo trattando sicuramente mi auguro che possa trovare, come dire, un cammino al Campidoglio, nei vertici del sistema biblioteca di Roma, ma allo stato dell'arte non trovo una soluzione né in bilancio, perché di risorse non ne ho viste, né tantomeno al personale, perché il personale viene ridotto già qua, figuriamoci altrove, e quindi cioè, una soluzione concreta è quella di dire: in bilancio ci sono questi soldi, come già dissi quella mattina, nelle due ore che mi sembrano abbastanza tante per discutere l'argomento, sono arrivato anche al luogo, al sopralluogo giù a Cinecittà Est. Non mi sembra che siano state disposte delle somme. Cioè, se questo è un progetto a cui veramente tenete e volete che nell'immediato possa essere realizzato, la prima cosa da fare è che l'assessore disponeva una somma in bilancio. Io non l'ho vista ieri.
anzi ho visto una carenza proprio nel nostro comparto, che è quello, il comparto della scuola, il comparto solito a cui si vuole sempre tagliare. Quindi è questa la mia preoccupazione ogni volta che ci sediamo al tavolo e portiamo avanti un progetto. Un progetto ha bisogno di risorse, diversamente lo trovo quasi, come dire, chiamare delle persone a far partecipare a un tavolo e poi non siamo in grado di offrire un pasticcino, un piatto caldo a delle persone che chiedono servizi in più, mi sembra veramente, come dire, alquanto su una linea sbagliata. Però sono fiducioso, grazie. Consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Allora, mi trovo ulteriormente a parlare quando non volevo. Purtroppo sono capitato, ahimè, in quella commissione, proprio quel giorno. Io non sono di quella commissione, ma sostituivo il collega e mi sono trovato proprio in questa occasione. E mi giungono nuove alcune cose, perché io mi trovo spiazzato. Mi trovo spiazzato perché non sapevo neanche cosa si votasse quel giorno. E poi mi sono informato, perché come ben si voglia, ogni commissario è tenuto ad informarsi sulle cose. Poi è normale che se uno prende al 21esimo minuto scattato il gettone se ne va a casa, è tutt'altra storia. Quando si dice che le persone lavorano, io qua ne vedo tante di persone che lavorano eppure rimangono, specialmente quando non ci si informa, specialmente quando riguardano delle cose che sono molto utili al cittadino. E qui stiamo parlando di bimbi, e qui la dimostrazione che uno non ha studiato l'argomento è palese, perché io che sono stato poco là, guardate, ve lo dico veramente senza nessuna malizia, io che sono stato là 5 minuti ho capito bene la situazione. E la situazione era di reperire, no, perché si parla anche del fatto non ci sono aree. Ma allora io mi sembra aver capito, e poi questo ve lo dirà il presidente di commissione, che non era necessaria un'area proprio in loco, ma anche nelle vicinanze. Questo l'ho capito io che non facevo parte di quella commissione. Poi mi correggerà il presidente se sto dicendo una baggianata. Però di fatto è che io veramente rimango allibito di un sistema che, allora, io come? Cioè, dico, cerchiamo di andare sui temi, cerchiamo di andare per sviluppare un certo discorso per facilitare anche la vita dei cittadini, e mi ritrovo, le rastrelliere non vi piacciono, e vabbè, abbiamo capito, e mi ritrovo anche col discorso di un servizio utile, un servizio che va bene, l'ha detto anche Todi, che è andato a controllare, è andato a parlare, ha visto un vulcano di idee. Cioè, voglio dire, ho capito, ma voi quando dite, io mica dico di no, però di fatto all'atto pratico, quando voi parlate, cioè date un'impressione che sinceramente... Consigliere Ciancio, non è una discussione, temi, lasci intervenire. Questi temi non vi interessano, o perlomeno dite sempre... ma questo, ma quest'altro, stiamo facendo una cosa buona per il territorio, ma facciamola, siamo qua apposta, se no altrimenti non serviamo a niente. Questo ve lo dico veramente senza malizia, senza cosa. Allora io, quello che dico io, ogni volta si cerca sempre una scusa, oppure magari anche non sapendolo, perché lo sapevo anche io che c'era stato comunque l'incontro, lei non c'era e ovviamente non lo poteva sapere, però no, guarda, io lo dico veramente con tanta veramente onestà, e le dico, se uno non ha avuto modo per n motivi, cioè nel senso di non informarsi perché magari ha avuto problemi con il lavoro, ci può stare, va benissimo, però almeno, o quello che chiedo io, o ci si documenta bene, o altrimenti a volte il silenzio è d'oro. Grazie. Ci sono altri interventi, se no lascerei la parola al consigliere Giannone, che la lascia a chiusura della discussione, visto che l'ha chiesto già qualche intervento fa. Consigliere Giannone. Sì, grazie. Allora,
Approfitto, prendo la parola per alcuni chiarimenti, brevissimi chiarimenti, perché alcuni sono già stati fatti dai precedenti interventi dei consiglieri. Allora, per quanto riguarda la presenza di Biblioteca di Roma, la dottoressa Andreozzi ha partecipato agli incontri sia la prima audizione che nella seconda. La dottoressa Andreozzi è la responsabile di Biblioteca di Roma per il nostro quadrante. Poi, per quanto riguarda le 100 piazze, non so cosa, insomma, vabbè, centri, comunque non mi risulta che centri diciamo nel progetto Casa dei Bimbi, ma se non per la piazza su cui esso si affaccia, certamente. Poi, per quanto riguarda preferenze e personalismi, posso dire che come Presidente di Commissione sono aperto a ricevere qualsiasi progetto della stessa natura e con la stessa, diciamo, rilevanza di quello di cui stiamo trattando, perché abbia pari attenzione. Per quanto riguarda i fondi alla scuola, ieri in commissione sono stato il primo a tirar fuori il problema, perché ho visto quello che era stato previsto iniziando a conoscere un po' la situazione. È vero, sono solo da pochi mesi che ho iniziato questo impegno, ho già potuto rilevare che effettivamente erano pochi. Queste alcune di quelle che sono le risposte che mi sento di dare a ciò che è stato detto prima, per cui io penso che bisogna comunque valutare nel merito. Noi diamo indicazioni più volte, nei consigli precedenti ci è stato detto che dobbiamo andare alla sostanza, alla parte politica. Noi siamo un organo politico, dobbiamo dare delle indicazioni, è quello che noi dobbiamo fare. Poi l'attuazione spetterà alla Giunta, se ne sarà capace, trovando i fondi che sono necessari trovare, impegnando eventualmente altri organismi all'interno dell'amministrazione municipale o comunale, ma noi non possiamo esimerci a dare il nostro indirizzo politico. Grazie. Bene, dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, consigliera Cercuni. Prendo i 3 minuti per fare 2 appunti. La prima, corretto, o concorso o chiamata diretta, cioè prendi le persone che hanno fatto un altro tipo di concorso e le porti a fare un altro tipo di lavoro. E questo mi pare ancora più un elemento di perplessità a livello di personale. Secondo, ma questa è una dichiarazione di voto o la replica al mio intervento? No, scusi. È una dichiarazione di voto, 3 minuti per parlare. Se ci vediamo, i 3 minuti servono per argomentare. E sto argomentando. No. Scusate. In discussione. Scusate. Sta argomentando il motivo per cui voterà in un certo modo. Era una risposta ai precedenti interventi. L'anno è sempre successo? Si è sempre fatto motivati. Male. Voglio essere equa, è sempre stato fatto e verrà fatto anche questa volta. Le dichiarazioni di voto da una parte e dall'altra sono sempre state argomentate, quindi per me la consigliera Cercuni può continuare a parlare. Allora, ripeto, o per concorso o per chiamata diretta, e questo è un altro elemento di perplessità. Secondo, poi, giustamente abbiamo studiato, e proprio per questo ho studiato, non è stato fatto nessun riferimento al piano programma delle biblioteche di Roma, con le quali le risorse vengono messe a disposizione, ed è un sistema che si muove in modo unitario, quindi non possiamo estrapolare pezzi. È vero che è stato presente Biblioteche di Roma, ma in questo caso, proprio perché è stato presente, il mio appunto, e poi dirò come voterò, è il fatto che non è in nessun modo menzionato. Io mi aspettavo invece una menzione da parte del Movimento 5 Stelle di questa presenza. Bisogna portare avanti i progetti, ne sono consapevole, Fratelli d'Italia ne è consapevole, siamo d'accordo sul progetto perché abbiamo partecipato, ma mancano degli elementi importanti. Abbiamo chiesto la sospensione non è stata accordata, per trovare anche inserire un piccolo punto nell'atto. Bisogna farlo, ma bisogna farlo avendo gli elementi concreti, visto che noi già abbiamo votato degli atti, e vi ricordo i centri antiviolenza, in cui anche oggi a bilancio io non mi ritrovo nulla, e quindi il rischio è votare un atto
atto e che questo atto sia un atto che rimane carta straccia, e in virtù di questo Fratelli d'Italia è d'accordo nel merito, quindi nel portare avanti la casa dei bimbi, lo farà qualora venga portata avanti, ma Fratelli d'Italia si asterrà perché ritiene non congruo l'atto con le indicazioni e con il percorso che vogliamo seguire. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Giuliano? Beh, io devo, per difformità, quindi, avendo fatto l'intervento prima e quindi e tenendo sempre la coerenza per quello che mi compete, visto che le domande che avevo, diciamo, in modo posto a quest'Aula sono tornate con la stessa, con il stesso significato con cui io l'ho messa, quindi io voterò favorevole a, questa, a quest'atto, perché conosco da tempo questa situazione e perché penso che ci sia lo strumento a livello comunale di dover e di poter intervenire, visto che amministrativamente c'è una certa collegabilità tra Roma, biblioteche, eccetera. Quindi per quello che mi riguarda il voto è favorevole. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Consigliere Totti. No, il voto mio, chiaramente sono fra i firmatari, è assolutamente favorevole, il progetto è interessante, e voglio dire, perciò non si può votare in modo difforme per me. Altre cose possono riguardare il discorso delle biblioteche, come qualcuno ha detto, però voglio dire, noi dobbiamo votare con forza quest'atto, poi sarà il sindaco e l'assessore competenti a fare il loro dovere e a supportare questa nostra proposta. Altre dichiarazioni di voto? Non ce ne sono. Passiamo quindi alla votazione. Ah sì, dobbiamo sostituire uno scrutatore perché si è assentato il consigliere Carlone. Sì, in ogni caso votiamo, assegniamo lo stesso il ruolo di scrutatore al consigliere Giuliano che sta scrivendo, così lo faccio finire di scrivere. Consigliere Giuliano, lei è il nuovo scrutatore, visto che Carlone si è assentato a Cipicchia. Procediamo alla votazione, quindi favorevoli? Astenuti? Allora, la risoluzione passa con 14 favorevoli e 4 astenuti. Chiudiamo qui il consiglio di oggi. Per chi vuole sapere l'orario, dottoressa Amato, le, ok, è 20.